Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare un pochettino delle novità che sono state, diciamo, introdotte nel gioco tramite le notizie e anche per riportare alcune notizie del data mining che riguardano l'anniversario. Quindi ci stiamo avvicinando a questo fantastico anniversario. Manca più o meno un mese, perché appunto vi ricordo che l'anniversario sarà il 7 settembre, data appunto di uscita del gioco, o comunque il periodo sarà all'inizio settembre, per essere più chiari. Mentre oggi invece parliamo di quello che effettivamente è riportato sulle news, un qualcosa che sinceramente, a dire la verità, non so più come commentarla, una roba del genere. Non so effettivamente più come commentarla, ma perché vi dico questo? Vi dico questo perché ci sono diverse notizie che sono state riportate oggi. La prima è che avremo dei nuovi piani per quanto riguarda la torre dei Cetra, quindi la modalità, diciamo, a torre del nostro gioco, che presenterà degli altri livelli. Sinceramente parlando, non mi interessa, perché la torre è uno di quei contenuti che veramente sto lasciando indietro, non tanto perché non mi interessi, ma semplicemente perché non è uno di quei contenuti che mi stimola a giocare. Ve lo dico in maniera molto 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 schietta, non è uno dei non è una delle diciamo dei gameplay o comunque delle variazioni del gioco che mi interessa, anche perché non è una variazione, è semplicemente il fatto: ti metto un nemico forte, tu metti un team più forte e continui a giocare così. Quindi è la stessa identica solfa, però fatto con malus e bonus, che poi saranno solo malus, all'interno, diciamo, di questi team, all'interno di queste strutture che dovrete gestire. Quindi verranno aggiunti praticamente i piani dal 91 al 100, e per ovviamente effettuare, o comunque per poter giocare all'interno di questa modalità e soprattutto giocare questi piani, bisogna aver completato almeno il capitolo 1 della sezione sezione 4, episodio 1 dei First Soldier. Quindi il, diciamo, fondamentalmente il tutto gira attorno al capitolo primo di First Soldier. Successivamente abbiamo un update per quanto riguarda gli exchange. Quindi le memorie saranno inserite praticamente all'interno dell'exchange shop, anzi in questo caso verranno unite, quindi non so effettivamente in cosa le uniranno, non so neanche, anche perché appunto il tutto verrà modificato il 15 di agosto alle 4 del mattino, quindi proprio per Ferragosto avremo la possibilità di modificare questa cosa, quindi la controlleremo poi. E il livello massimo dell'Highwind, che verrà portato al livello 90, quindi da 70 passiamo a 90, e ovviamente si sbloccheranno anche i livelli di tutte le altre sottosezioni dell'Highwind, perché appunto l'Highwind è tutto insieme. E poi la cosa che, ragazzi, veramente mi ha fatto cadere le braccia a terra è questo. Sì, il ritorno del crossover di Final Fantasy IX in versione Reawakened. Quindi avremo di nuovo a che fare con i tre Valser. Riciclare ovviamente un crossover del genere, capisco che in realtà serva semplicemente al fatto di, a parte spillare le gemme prima dell'anniversario, perché ovviamente bisogna un po' spillare le gemme nell'anniversario, e bisogna anche in un qualche modo mettere un qualcosa di figo tra virgolette, però la minestra riscaldata per l'ennesima volta, io sinceramente non so commentarla, se devo essere onesto non riesco veramente a commentarla. Per l'ennesima volta un'altra minestra riscaldata, perché sappiamo benissimo che gli eventi crossover, o comunque gli eventi in generale Reawakened, sono gli stessi che abbiamo già fatto in precedenza e che ovviamente vengono riproposti, ripeto, più per far pullare le armi, perché
vi ricordo che quando uscì il crossover veniva specificato il fatto che non si sarebbero potuto pullare le armi dei crossover nei banner normali, ma sarebbero ritornate, quindi le armi in generale del crossover sarebbero ritornate, non si sa quando, ecco, sarebbero ritornate con il rifacimento della, diciamo, dell'evento stesso. Quindi il fatto che loro abbiano riproposto questo evento lo fanno solo ed unicamente, uno, per spillare soldi ai giocatori nuovi, cioè soldi, per spillare gemme ai giocatori nuovi, e due, semplicemente perché avevano promesso che queste armi crossover sarebbero tornate. A ridosso dell'anniversario è un po' pretenzioso sperare che qualcuno possa investire le stesse risorse che si erano investite quando uscirono per la prima volta queste armi, però ovviamente ognuno è libero di investire le proprie risorse un po' come vuole, anche perché la novità in generale vuole che, per quanto riguarda l'anniversario, così sembra, uscirà una nuova tipologia di arma. Quindi non ci sarà una meccanica di gioco, non ci sarà un qualcosa che possa effettivamente cambiare il gameplay, ma ci sarà un'arma nuova, quindi una nuova tipologia di arma. Questa nuova tipologia di arma, a quanto pare, verrà inserita all'interno del Guild Shop per quanto riguarda Zac e Kite Sith, mentre invece il banner esplicito, quindi con la possibilità di poter ottenere le armi tramite banner, dovrebbero esserci Sephiroth e l'altro chi era? Sephiroth e Kite. Ah no, sì, Sephiroth e Kite come banner, mentre invece Zac, Kite come gilda, come armi di gilda. Quindi Kite Sith tecnicamente viene inserito due volte all'interno di queste meccaniche di, appunto, di gilda, o comunque in generale anche di anniversario. La cosa mi preoccupa? Sì. La cosa mi piace? No. Perché ovviamente mi sarei aspettato, ripeto, un cambiamento di gameplay, un qualcosa di innovativo, qualche cosa che potesse già svecchiare questo sistema che risulta essere comunque già abbastanza obsoleto, perché per me questo sistema di combattimento risulta essere troppo obsoleto. Gestire le barre ATB cambiando i personaggi, non potendo comandarli tutti quanti insieme sotto un unico aspetto, sinceramente non mi piace tantissimo. Ripeto, io preferivo, o avrei preferito, una rivoluzione dal punto di vista tecnico del gioco, dove mi permettevano di avere una visuale isometrica e poter utilizzare tutti e tre i personaggi allo stesso modo e decidere quale azione fare con ognuno di esso, senza bisogno ogni volta di cambiare il personaggio, far girare quelle telecamere, far fare tutte quelle animazioni che ti fanno perdere anche tempo, perché ti fanno perdere anche tempo e ogni secondo è prezioso, soprattutto nelle battaglie più difficili, perché quel maledettissimo problema della telecamera ancora non l'hanno sistemato. Ci sono skill che ti girano la telecamera e non ti fanno vedere quando attacca il boss, ci sono animazioni che sono troppo lunghe e che quindi non riescono a buffarti in tempo, ci sono veramente, ci sono talmente tante robe che secondo me dovrebbero sistemare, che l'aggiungere nuove armi dovrebbe essere quasi uno degli ultimi problemi, almeno per il momento. Forse sto parlando anche per il rant, sto parlando anche perché ormai questo gioco mi sta veramente scadendo giorno dopo giorno, però se io devo dare una mia impressione, sia, chiamiamolo così tra virgolette, da youtuber, sia da, in generale, giocatore, che comunque ci ha speso tempo e soldi, io ho il diritto di esprimere una critica e un giudizio sul prodotto che sto utilizzando. E la mia critica e la mia analisi sul prodotto che sto utilizzando è questa. Però, a quanto pare, ovviamente essendo anche io un, diciamo, un canale piccolino, non verrò mai preso in considerazione, ma voglio che comunque voi sappiate qual è il mio punto di vista, e voglio che lo sappiate sempre, perché è giusto che sia così. Se mi seguite, è giusto che voi sappiate come la penso io. Comunque, queste sono le novità che avremo a disposizione praticamente per questo Ferragosto, quindi per chi non è al mare, per chi non è in vacanza, per chi non riuscirà a fare riposo, beccatevi questi eventi, divertitevi e giocate ad Ever Crisis.
Detto ciò, noi ci becchiamo prossimamente con un altro episodio, comunque con un altro, con un'altra serie di aggiornamenti. Vedremo appunto dove andremo a finire con questo anniversario. Detto ciò, io vi ringrazio al solito per aver visto il video. Vi ricordo che ancora la Gilda 2 ha qualche posticino, forse uno o due posticini ancora sono rimasti, quindi se state cercando Gilda, la Gilda 2 è pronta per accogliervi. E detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Ciao.